Buongiorno amici di Mela Verde, vi do il benvenuto ai piedi del Sassolungo. Avevo un appuntamento con Ellen, ma come tutte le donne è in ritardo. Igor, scusami, benvenuta. È in ritardo. Senti, va bene che siamo amici, Igor, però di rubarmi subito il posto non mi sembra proprio il caso. Non mi permetterei mai. Poi meglio di te non c'è nessuno. Grazie, vabbè, a parte scherzi. Senti Igor, ti presento bene perché con te faremo un viaggio bellissimo in questo posto meraviglioso. Insomma, tu sei Igor Marzola e la tua famiglia da oltre 60 anni si occupa proprio dell'accoglienza in questo territorio. Dove siamo esattamente? Siamo qui ai piedi del Sassolungo. Sassolungo è in Val Gardena e siamo proprio nel cuore del Dolomiti Superski, una delle stazioni sciistiche più grandi del mondo. Senti, ora però dove andremo? Adesso andiamo nel vero senso in paradiso. Bello Igor, comodi, c'è il sole, qui ci sono tutti i posti che vogliamo, anzi c'è da dire che anche questa seggiovia è nuova. Sì, anche questa seggiovia è una seggiovia particolare perché è l'unica in Italia che è riscaldata e ha 8 posti. E adesso ci facciamo una pista bellissima, larga e facile. Mi hai detto che siamo qui nel comprensorio sciistico Dolomiti Superski e parliamo, amici, sentite bene, di più o meno 1200 km di piste. È come se dovessimo partire con gli sci da qui e arrivare più o meno a Lecce. Sì, sono veramente tante. Sì. Però mi devi spiegare, chi è il signor Dolomiti Superski? Il signor Dolomiti Superski non esiste, perché siamo 130 società, ci siamo messe tutte insieme, hanno creato questo ski pass unico e col quale tu sei libero di girare in tutta questa zona. Ogni anno avete delle proposte nuove, cercate sempre di migliorare le vostre offerte. Parliamo, se si può dire così, di una sana concorrenza per chi vi viene a trovare. Diciamo sì, questa è la particolarità del Dolomiti Superski, che abbiamo questo ski pass unico, per cui il nostro cliente ha pagato il prezzo dello ski pass uguale in tutte queste 12 valli e per cui noi non ci facciamo la guerra sul prezzo, ma ci facciamo una guerra sulla qualità degli impianti, sulla qualità delle piste, sulla qualità della neve e per cui con i nostri 130 avversari ci facciamo una battaglia sana. Il fatto che ci sia Dolomiti Superski è grazie anche a tuo padre Gianni Marzola. Sì, qui tanti anni fa è venuto qua, si è innamorato del posto e ha detto devo stare qua e così è iniziato col primo impiantino, il rifugio e piano piano si è evoluto tutto e abbiamo quello che abbiamo adesso. Senti, a questo punto dobbiamo raggiungere il tuo snow park. Chi si occupa proprio di questo snow park sono gli Shapers, dei giovani che hanno fatto di una loro passione un lavoro. Andiamo? Andiamo! Via! Chi arriva per primo? Ciao, sono Fabian. Lo sci è la mia passione. Sono shaper e lavoro nei parchi per mantenere i salti e dare anche la sicurezza così che ognuno possa sciare e saltare senza farsi male e essere sicuro. La montagna dove sono cresciuto mi ha dato la possibilità di fare il mio lavoro. Abbiamo mollato gli sci e ne abbiamo raggiunto il tuo snow park, Igor. E come potete vedere siamo seduti sopra una macchina che fa parte del divertimento che tu offri all'interno del tuo snow park. Sì, perché viene usato anche molto da bambini ed è bello vedere i bambini come passano sopra questa macchina e sorridono e li vedi felici. Lo snow park lo facciamo proprio facile, lo facciamo alla portata di tutti perché così tutti i bambini principianti possono divertirsi. Bravo Igor, senti, io mi diverto tantissimo oggi, ora che cosa mi aspetta? Allora vieni con me che ti faccio vedere l'ultima cabinovia che abbiamo appena fatto. Andiamo subito.
Amici, siamo sempre ai piedi del Sassolungo in Val Gardena. C'è sempre lui con me, la mia guida preferita di oggi, Igor Mazzola. Allora, lui mi ha portato su questa nuovissima cabinovia. Che collega? Collega il Sella Ronda. Era un vecchio impianto, l'abbiamo rinnovato e abbiamo cercato di rinnovarlo per dare il massimo conforto agli sciatori. Volete coccolare proprio al massimo la vostra clientela. Ma perché tutta questa attenzione? Perché vogliamo che la gente apprezzi la montagna, se la gode e che sta bene anche in salita e non solo in discesa. Senti, possiamo descrivere un po' questa cabina? Perché so che è speciale. Beh, questa cabina qua era un regalo, era una sorpresa anche per noi. È la cabina dedicata al nostro padre, per cui è speciale. Ora mi stai portando a un altro posto magico, Igor. Sì, andiamo ai piedi del Sassolungo, dove c'è il rifugio Comici. Infatti la vostra storia e la storia della vostra famiglia parte un po' da questo rifugio. Sì, la storia di papà e mamma parte proprio da quel rifugio perché era casa loro. Bene, andiamo. Igor, io ti ringrazio perché finalmente siamo arrivati al rifugio Comici, una struttura ormai conosciuta da tanti e insomma chi viene qua si fa poi un bel aperitivo come facciamo anche noi. Senti, parliamo di una struttura però che è sempre molto legata anche al tuo padre, alla storia della tua famiglia. Sì, perché diciamo che lui è proprio iniziato qui, nel 55 è partito tutto da qua. Senti, una struttura che è sempre in evoluzione. Beh, bisogna sempre stare al passo coi tempi e offrire e coccolare i propri clienti, per cui devi evolverti. Però io so che durante la stagione invernale, durante la notte, ho organizzato qualcosa di molto molto carino. Sì, anche lì abbiamo una cosa un po' particolare, offriamo le serate con luna piena e per cui c'è un grosso preparativo dietro dove noi cerchiamo di allestire il rifugio in modo armonioso per far passare delle belle serate ai nostri clienti. Igor, facciamo un bel brindisi e poi mi porti a pranzo però. Sì, tu intanto cominci ad andare dentro, sistemati che poi io arrivo. Ok, ti aspetto allora. Andiamo. Cari amici, è stata una giornata bellissima. Ho conosciuto Hans Kammerlander, gli amici della Jutta Alpina. Ho sciato con Igor. Chi mi conosce perfettamente sa che quando vengo in queste zone qua, per esempio Alto Adige, mi mangio un bel piatto di goulash, che è uno dei miei piatti preferiti. Un antipasto di pesce. Pesce grigliato. Igor! Ti presento il nostro piatto forte, bavette all'astice, perché è il nostro cavallo di battaglia. Ma spiegami un attimo, siamo in alta quota, 2158 per essere proprio precisa, il pesce. Era un'idea di mio padre che anche lì era un po' come una scommessa, ha detto proviamo a vendere il pesce, visto che ci sono tantissimi rifugi e tantissima offerta, questa è un'offerta un po' diversa dalle altre. Senti, allora, una cosa è certa, continui sempre a stupire i tuoi ospiti. Però adesso ti stupisco io. Visto che ti sei preso questa libertà di dare il benvenuto ai nostri amici, adesso di pure che ci vediamo prossima settimana con una nuova puntata di Milaverde. Chiudi pure questa puntata mentre io mangio. Eh no, non posso rubarti il lavoro. Mi ha fregato. Allora facciamolo insieme. Cari amici, noi ci vediamo prossima settimana con una nuova puntata di Milaverde, perciò come dico sempre, buona domenica, buon appetito, ma soprattutto vediamo un po' di che cus. Di che cus. Bravissimo.